Benvenuti a tutte e a tutti sul canale, anche questo sarà un video assaggiamo insieme perché ho trovato due cosine interessanti. Una in realtà l'assaggio con voi, anche se sapete tutti cos'è, semplicemente per il packaging che è diverso, ma è giusto così. Mentre l'altra cosa per me è una novità, anche se ho già visto che è da un po' in commercio, però magari non tutti l'avete assaggiato e siete curiosi di sapere com'è, anche se comunque ognuno di noi ha gusti differenti, quindi comunque diciamo che è una recensione che fa testo e non perché quello che a me piace magari a voi no, o viceversa, però comunque ci tenevo a fare questo video in vostra compagnia e nello specifico voglio assaggiare insieme a voi queste nuove Kinder Cards della Ferrero, che sono appunto questi nuovi dolcini. Anche leggeri perché sono solo 66 calorie a dolcino, non so se metta a fuoco. E appunto sono biscotti, sono 10 biscottini che sono al cuore cremoso, al latte e cacao. È praticamente una cialda al cacao e una al latte, sottilissime e croccanti, con il ripieno al solito Ferrero, quindi buonissimo. E appunto 66 euro a card, sono credo bustine da 2 card. E dice: un biscotto sottilissimo, ma al primo morso scoprirai un inaspettato ripieno cremoso al latte e cacao per un'esperienza di gusto sorprendente. Staremo a vedere. La sua cialda al cacao è un'innovazione Kinder, è croccante e non si scioglie, per portare Kinder Cards sempre con te. È preparato con tanto latte e ingredienti selezionati per una qualità garantita da Kinder. E quindi nulla, staremo a vedere appunto perché è una news anche per me. Quindi assaggiamo. E l'altra cosa, che ne mangio due giusto per golosità, ma le conoscete immagino tutti, sono le M&M's Peanut. Semplicemente che ho questo barattolino che non ho mai trovato in giro e l'ho trovato in autogrill, quindi l'ho comprato, e ha questa faccina carinissima, infatti quando sarà vuoto comunque il barattolino lo terrò, e appunto è simpatica, quindi le assaggiamo insieme, le assaggiamo, le mangio, giusto perché l'ho tenuta finora chiusa e adesso la apro. Quindi ne mangio subito due, così mi tolgo la voglia, e poi assaggiamo insieme le Kinder Cards. Sì, questa è carina perché mi sembra che costi 4,90€, 4,80€ in autogrill, ed è carina perché appunto è una scatolina di M&M's rigida. Così se volete anche portarla in borsa, non si sciolgono nella borsa, magari col caldo, non si spargono, quindi comunque è molto comoda e ne mangiamo subito due. Buonissime. È una vita che non mangiavo M&M's, proprio due, buonissime veramente, le adoro. E poi appunto il barattolino è pratico perché si chiude, potete portarlo sempre con voi. Ma ora assaggiamo la novità in casa Kinder, quindi andiamo ad aprirle. Piano piano, ok, e vediamo come si presentano. Allora, la confezione si presenta così, dove vedete all'interno ci sono due tavolette di Kinder Cards, e quindi comunque è ottimo appunto per la merenda o come dolcino serali. Quindi adesso andiamo ad aprirle, vediamo come si presentano nella realtà. Allora, vediamo un po'. Sembra wafer, sembra un po' la cialda di tronchi da consistenza. Guardate, mi ricorda la cialda del tronchi, no? Questa è un po' più chiara, ma comunque mi sembra un pochino quella. È ripiena all'interno, quindi adesso andiamo a assaggiare questa Kinder Cards insieme e sentiamo com'è. Molto molto buona. Voi direte: questa a tutti i dolci che assaggio le piacciono. Sì, io sono una golosona di dolce, è difficile che un dolce non mi piaccia, ma devo dire la verità che è buonissimo. Volevo farvi vedere, vedete, ripieno all'interno di latte cremoso e cacao cremoso. Buonissimo. Ecco, così forse vedete meglio. Vedete? È molto molto buona, molto delicata. Ora me la finisco dopo, sennò mangiare tutto in diretta con voi diventerebbe un video lunghissimo, anche se ho fatto il mukbang, ma quello è fatto apposta. Questo è proprio un video assaggi e niente, devo dire che sono strapromosse, ve le consiglio se siete amanti del Kinder, perché comunque il ripieno è come il Kinder, e comunque da provare non sono male.
Anzi, molto molto buone, mi sembra che costino 2,50 euro, comunque giù di lì. E niente, quindi assolutamente approvatissime. E nulla, spero che anche questo video assaggio vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia tenuto in compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale e condividerlo perché così questa community cresce sempre di più e ci saranno sempre più video, sempre cose carine. Se avete richieste in particolare, scrivetemelo qui sotto che cercherò di realizzare tutte le vostre richieste facendo video di quello che mi richiedete. E nulla, io vi saluto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando come al solito un mega abbraccio. Un bacio enorme e noi ci vedremo alla prossima, anzi, al prossimo video. Ciao!